una vacanza alla moda. Ah, bene, allora le consiglio la Riviera Adriatica, ci vanno tutti? No, per carità, una vacanza alla moda, un po' diversa. Vorrei andare all'estero, ecco, sì, all'estero. All'estero? Sì, all'estero. Ma lei ci ha pensato bene, andare all'estero in questo momento? Sì, perché ci sono dei problemi, dove? Beh, ma scusi, non segue un po' i giornali? Dappertutto. Ecco, io pensavo che se lei scegliesse un posto in Italia tranquillo tipo la Riviera Adriatica, sì, vabbè, non sarebbe all'estero, però è molto frequentato da stranieri, sa? No, io vorrei proprio andare all'estero, si può, sì. Certo che si può, non posso certo impedirglielo. A proposito, lei ce l'ha l'assicurazione contro le sommosse, insurrezioni armate, guerre e guerriglie? Scusi, è obbligatoria? No, non è obbligatoria, ma è consigliabile, non so, dipende. Lei dove ha deciso di andare, scusi? Ecco, alle Seychelles, sì, mi sono detto, mi concedo una bella vacanza alle Seychelles. In fondo si vive una volta sola, no? Appunto! Come appunto? Perché rischiare proprio con le Seychelles? Ma lei ha detto, si vive una volta sola, è meglio vivere il più a lungo possibile. Ci pensi bene, Riviera Adriatica? Ma signora, per carità, ormai ho detto che vado sulla Seychelles, per favore, mi faccia questa prenotazione e non se ne parla. Senz'altro, è il mio mestiere, allora le prenoto il viaggio e soggiorno. Ah, a proposito del viaggio, solo andata, naturalmente. Come solo andata? Scusa. Beh, sta a prenotare anche il ritorno, secondo me sono soldi buttati via. Sì, veramente, sono soldi buttati via. A meno che lei non abbia un cane da valanga e una spedizione di soccorso alpino. Ma signora, io vado alle Seychelles, vicino sul mare, all'equatore, non... Appunto, pensi se le dovesse servire, dove lo trova lì, un cane da valanga e una spedizione di soccorso alpino? No, senta, facciamola breve, va bene, non importa, faccia lei. Mi lasci il nome e l'indirizzo dei suoi eredi? E gli eredi? No, sì, quegli eredi, io non ho eredi, scusi, ma... Non ha eredi? No. Ah, meno male, lei mi toglie un peso dal cuore. Mi sarebbe proprio dispiaciuto pensare che qualcuno avrebbe sofferto della sua scomparsa. Mi dia il numero di telefono del suo avvocato, allora va bene lo stesso. L'avvocato? Ma insomma, io voglio solo andare a fare dei bei bagni alle Seychelles. Scusi, mi scusi. Ha detto bagni? Sì, bagni. Non bagni, un bagno. Un bagno solo, lì ci sono i piranhas. Lo sa che cosa sono i piranhas? Mica come sulla Riviera Ligure, sa? E su quella Adriatica, che è tutto più tranquillo. Lì arrivano i piranhas. Lei, prima volta alle Seychelles, mette il piedino nell'acqua, no? Polpa. Vabbè, insomma, signora, vuol dire che mi farò delle gran belle mangiate invece che i bagni, visto che lì si mangia molto bene, ho saputo che si mangia molto... No, lei ha capito male. Alle Seychelles mangiano molto bene. Come mangiano? Mangiano chi? Ma come, non lo sa? Ci sono dei cannibali terribili, ferocissimi, affamatissimi. Lei ha presente i piranhas? Eh sì, quelli che spolpano un burro. Esatto, beh, allora guardi, se un piranha, dico uno, vede uno di questi cannibali arrivare da lontano... Ah, si nasconde fra i crepacci oppure in queste caverne sottomarine dove ci sono polipi, scorpioni, pitoni e anche delle piante carnivore che divorano leoni, dinosauri, brontosauri. Oh, guardi, non le sto a dire. Beh, d'altra parte poi, se vivrà, vedrà, no? Allora le prenoto la vacanza alle Seychelles? Dico, le prenoto la vacanza alle Seychelles? Alle Seychelles? No, no, non è passato di moda, non si usa più. No, anzi, mi hanno consigliato della Riviera Adriatica. Ma ci sarebbe una pensioncina tranquilla? Ma... Perché c'è da Gianna, pensione da Gianna, a Viserbella, vicino a lì. Bella. Vuole che prenoti, sì, guardi, grazie, si tratta veramente mille, di un grazie. Minuto. Allora. Le unghie lunghe. Pronto? Mamma! Anche quest'anno abbiamo il cliente che viene a passare le vacanze da noi. Come?